delta del Po è un'area nella quale si concentra un immenso patrimonio ambientale. Un patrimonio sapientemente tutelato e gestito grazie alla partecipazione di tutte le componenti che qui convivono, a partire da quella venatoria. Come nel caso dell'oasi Canevie Porticino, area protetta a proprietà della provincia di Ferrara, circondata da zone dove viene svolta la caccia in botte. Un'alternanza tra aree protette e zone di caccia che denota la filosofia che sta alla base della gestione di questo comprensorio. Un comprensorio in cui gli ambienti protetti si attestano ad oltre il 36% del territorio della provincia, ben al di sopra della percentuale prevista dalla legge nazionale di riferimento. Questa ricchezza di aree protette istituite dalla provincia di Ferrara, dalla regione Emilia-Romagna, è frutto di un accordo tra il mondo venatorio e il mondo agricolo che sta alla base del piano faunistico venatorio della provincia di Ferrara su indicazione della legislazione regionale. Una gestione possibile grazie ai finanziamenti che arrivano dalla regione attraverso la legislazione venatoria e il piano di sviluppo rurale. Grazie a questi finanziamenti la provincia di Ferrara ha potuto realizzare negli ultimi anni molti interventi, soprattutto di rinaturazione, di riforestazione, perché in un ambiente tanto antropizzato e interessato da un'agricoltura così intensiva e importante, ricreare ambiente e migliorarlo, potenziarlo è assolutamente indispensabile. Inoltre, una gran parte di questi finanziamenti li abbiamo indirizzati all'educazione ambientale, all'informazione, alla conoscenza per i cittadini, per i giovani, il mondo della scuola. Nel parco del Delta del Po però non ci sono solo bellezze, ci sono anche dei problemi, soprattutto dovuti a specie invasive, ad esempio dell'avifauna. Ecco, specie invasive dell'avifauna che mettono in difficoltà tutte le specie minori, come il fraticello, la beccaccia di mare, cavalieri d'Italia, avocetta e le famiglie dei limiccoli, che si trovano in difficoltà perché queste grandi specie che sono arrivate e si sono, diciamo, hanno eletto la loro residenza nel parco, come gabbiano reale, tutte le famiglie degli aironi, airone maggiore, il cinerino, la guardaboi, prelevano sul territorio tutto quello che serve a livello alimentare per le specie minori e in più anche per diciamo, portare avanti la ricchezza del nostro ambiente, non solo a livello di fauna. Ma dobbiamo anche ricordarci che sul presente, sul territorio, abbiamo degli anfibi come le rane, cavalette, grilli, che vengono prelevate totalmente dalla grande famiglia degli aironi, che in collaborazione con i gabbiani reali stanno distruggendo tutto il nostro territorio. Dobbiamo intervenire in fretta per evitare che il cittadino a livello mondiale perda la soddisfazione di osservare domani le nostre specie minori, che è la grande ricchezza.